Tutti i bambini hanno paura dell'uomo nero. Io e Henry non facevamo eccezione. Anche prima di quella notte. È quella che volevo! Sei sicura? Se vuoi possiamo cambiarla. Preferisci un bel libro di antologia? Io gli ho detto che volevi una bici da cross, ma non mi hanno creduto. Mi aiuti a montarla, Henry, ti prego! Certo, prima vado in bagno. Chi vuole la torta col gelato? Io sì! Sei stata bravissima. Grazie. Non dovevi andare in bagno, amore? Sì. Non ne abbiamo già parlato? Tu hai 11 anni ormai. La lampadina si è fulminata. La puoi cambiare? Visto? Così non hai più paura. Quando è arrivata la polizia se n'è andato. Ma non definitivamente. Tu hai ancora paura dell'uomo nero? No, non intendevo questo. Non se n'è andato dalla mia mente.
Non posso dimenticare cosa è successo ai miei genitori. Mi dispiace, Laura. Nessuno dovrebbe subire un trauma del genere. Henry ha detto che l'assassino non è stato catturato. Già. Tu e Henry ne avete mai parlato? No, no. Ah. Ci giriamo intorno. Fanno tutti così, no? Non è facile ammettere che hai paura dell'uomo nero. Neanche con tua sorella. Sai, nei 3 mesi in cui Henry è stato qui, noi l'abbiamo aiutato. Se sei aperta a questo programma... Grazie. Io ormai ho 18 anni e sto bene. Ciao! Non vi ho interrotte, voglio sperare. Credo che mi mancherai. Sono qui se hai bisogno di parlare, va bene? Ok. Vale per tutti e due. Grazie. Non puoi immaginare quanto mi mancava tutto questo. Ma chi lo dici? Non ho più mangiato il marsha gelato. Da quando sei partito per la clinica. Io intendevo noi due, sì. Stare insieme così. L'avevo capito. A me è mancato più il marsha. Allora, questa sera vedrai il tuo programma preferito che ho registrato apposta per te. E ti ho fatto le lasagne. Ma prima passiamo al centro commerciale a comprarti una camicia senza macchie di vernice e di sudore. Io ho un colloquio di lavoro domani. Così presto? Sì. Dove? Di che lavoro si tratta? Un'azienda tipografica a San Francisco. Ho risposto a un annuncio online dalla clinica. Wow! È fantastico, Henry. A me interessa soprattutto perché lì fanno stampe serigrafiche. Cioè, disegnano serigrafie su poster e t-shirt. Il proprietario ha visto i miei lavori e ne è entusiasta. Ha detto che se voglio, le sue macchine sono a mia disposizione. San Francisco è una città così lontana. Insomma, dovrai vivere da solo. Sei sicuro di farcela? Certo, sì. Ora io... Insomma, ora ce la posso fare. La Irish Clinic mi ha fatto diventare un'altra persona. Davvero. Avrei preferito che mi consultassi prima di decidere. Ma è quello che sto facendo adesso. No, me lo stai comunicando. Dobbiamo andare. Questo gelato mi ha letteralmente freddato. Senti, mi dispiace, Laura. È solo un colloquio. Quando torno ne riparliamo. Lasciamo perdere, ok? Ti serve una mano? Dai, scusami per prima. Che c'è? Hai deciso di non parlarmi più? Henry. Henry! Ehi, sta tranquilla, ci sono io qui con te. Quando hai messo le luci? Mentre eri in clinica. Sono stata male quando non c'eri. E ogni volta che provavo a chiudere gli occhi lo vedevo. E lui sta aspettando. Che cosa? Che ci separiamo di nuovo. Ti ho sempre detto che non mi serviva aiuto. Che eri tu che avevi bisogno di me. Ho capito invece che io non posso vivere senza di te. Non ce la faccio se mi lasci da sola.
Mi puoi chiamare quando vuoi, lo sai, vero? Sì, ti chiamo col cellulare. Non puoi, non c'è segnale. Se vuoi telefonare, qui c'è solo il vecchio caro telefono fisso. Tagliata fuori dal resto del mondo. Niente cellulare. Chiusa dentro tutte le notti. Comincio veramente a ripensarci. Se non è tutto chiuso, l'assicurazione in caso di furto non rimborsa l'ospedale. E quelli dell'amministrazione dormono meglio la notte se sanno che l'edificio è sicuro. E se i pazzi sono rinchiusi hanno meno scocciature, certo. Il nostro staff è qui anche la notte. L'uso del telefono è libero, non ci sono orari. Allora che ne dici? Ti mostro la camera? Sì. Non preoccuparti. Ti telefono io domani. Appena finisco il colloquio ti chiamo, ok? Me lo prometti? Parola d'onore. Le persone che stanno qui sono come te e me. Non sono pazze come credi. Lasciami in pace, guardiana bastarda! Voglio solo fare pipì! Allora, Nikki, lei è... Non rompetemi le palle! Dica al dottor Allen che i suoi collaboratori ci maltrattano. Mi dispiace, dottoressa, ma dopo che l'abbiamo pesata è scappata in bagno a vomitare. D'accordo, ne parliamo più tardi. Nikki, aspettami nel mio ufficio, arrivo tra un minuto. Ma io non ho fatto niente! Lo so, ma adesso va nel mio ufficio e aspettami. Lei è Laura Porter, la sorella di Harry. Entrerà nel... Non se ne frega. C'è una ragazza deliziosa nascosta dentro Nikki. Sì, ma anche in due non riescono a mangiare un sandwich. Non credevo che la bulimia fosse una paura. Infatti non lo è. In realtà la sua paura è ingrassare. Questa era la stanza di Harry. L'ha dipinto mentre era qui. Vuoi che lo tolga? No, lo lasci appeso. Harry mi ha detto che quando si sentiva inghiottito dalla paura lo aiutavi tu. Strano. Anche per me è lo stesso. Laura, sono molto felice che tu sia qui. Disfa pure i bagagli ora. Dopo ti presento gli altri pazienti e il dottor Allen. Il dottor Allen? Sì, il responsabile del reparto psichiatrico. Ci vediamo dopo. Spaventarti, io ho visto la porta aperta e ho pensato di entrare a salutarti. Ciao, io sono Mark. Laura. E questo affascinante ragazzo alle mie spalle è Paul. Ciao. Ciao. Germofobo, niente di personale. Oh. Si è spenta la luce nel ripostiglio, ti dispiace dare un'occhiata? Faccio io. Grazie, Paul. E così abbiamo qualcosa in comune, a quanto pare. Il buio lo terrorizza. A me non è tanto il buio che terrorizza, ma chi c'è nel buio? Tu sei la sorella di Harry. Una paura stupida, vero? Abbiamo tutti paura di qualcosa. E
Hillridge Clinic, contea di Santa Barbara. Sessione del 22 gennaio. Terapia di gruppo sulle fobie gravi. Coordinatrice, dottoressa Jessica Ryan. Supervisore, dottor Mitchell Allen, responsabile del reparto psichiatrico. Ho paura di perdere il contatto con la realtà. E così taglio. Cioè, vuoi dire... Per lei la sofferenza interiore è talmente forte da esprimere che non riesce neanche a percepirla. Più che altro è impossibile. Ma con un taglio tutta la sofferenza interiore esce fuori. Non sono morta se soffro. Ma se smetto, io smetto di vivere. Il tuo problema invece qual è? Lo stesso di mio fratello. Quando ero piccola ho visto uccidere i miei genitori. Non hanno mai trovato l'assassino. Beh, non si può dare la caccia all'uomo nero, giusto? Lui però dà la caccia a me. Lui? Continui a vederlo, questo lui? Non lo vedo sempre. Beh, alcune volte sì. Lo avverti? Io lo avverto, anche qui. In questo posto. Allison, non è costruttivo quello che stai facendo. Perché? Siamo qui per elaborare i fantasmi del passato. Solo perché Laura gli dà un nome e una faccia non vuol dire che non sia reale, giusto? La paura di Laura non è astratta, ma specifica. Il termine esatto per definirla è paura dell'uomo nero. Paura dell'uomo nero? Niente. Ma ci ha preso per scemi. Io invece credevo che soffrissi di una malattia grave, tipo... paura del coniglio pasquale. Hai paura anche di Babbo Natale? Ok, d'accordo. Avete finito adesso. Laura! 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 A me Babbo Natale fa un po' paura. Non siete affatto divertenti, ragazzi. Era una battuta. Di già, getti la spugna e te ne vai. Nicky ha ragione, faccio perdere tempo a tutti. Maledizione. Ho convissuto per 10 anni con questo incubo eppure ce l'ho fatta. Però potrebbe anche arrivare un momento in cui non ce la fai a sopportarlo. A me è successo così. Vedi, Laura, mia madre ha passato la vita ricoverata in un istituto a combattere la schizofrenia. E ogni mese mio padre mi portava a trovarla. All'epoca era diverso, c'era solo la terapia dell'elettroshock e la deprivazione sensoriale. È diventata un vegetale, poverina. Fissava il muro bianco o delirava. Quell'immagine ancora mi perseguita. Quando ho scoperto che la malattia era ereditaria, ho convissuto con la paura di diventare come lei. Finché non ho affrontato la paura. Come? Studiandola. Sono diventata psichiatra per riuscire a capire la malattia. Laura, tu devi tirare fuori la paura che hai dentro. Osservarla a fondo. Solo allora potrai guarire. Ma è una tua scelta. Buonanotte, Gloria. Mi apri la porta? A domani. Ehi, Mark. Sì? Il pacchetto è arrivato. Davvero? Quello che stavi aspettando. Facciamo una pausa, ok? Grazie mille, amico. Figurati. Vai al piano di sotto, però. La luce è accesa, tranquillo. Allora non c'è problema. Grazie.
Ciao, ragazze. Harry? Ehi, sono ancora qui, non spegnere! C'è qualcuno qui? Ehi! Non può cadere così nel pozzo dell'ascensore. È facile, se è buio pesto e la roba che ti sei fumato è buona. Scusate la domanda. Sicuramente avrò capito male, ma... Mark non aveva paura del buio. L'ipotesi della polizia, infatti, è che Mark abbia spento le luci per non essere scoperto, ma una volta al buio ha avuto una crisi di panico. Ma io ho sentito Gloria dire alla polizia che era tagliato a metà. Voglio dire, a me non sembra un incidente. Ha provato ad arrampicarsi per uscire dal pozzo, ma sembra che a metà strada la cabina dell'ascensore abbia ceduto e sia precipitata. Ogni volta che ci penso, tutto quel sangue... Di chi ha questa sedia? Dottore, non è la mia sedia. Questa non è la mia. Chi mi ha rubato la sedia? Paul, eh? Paul, per favore. Chi è stato? Paul, calmati. È quella la tua sedia? Respira, un bel respiro e fuori. Inspira e butta fuori, calmati. Vieni qui, dammi la mano. Disinfettiamo ora. Coraggio, dammi la mano, ti aiuto io. Mark era l'unico che credeva che potessi guarire. E anche a me l'ha fatto credere. Ci prenderemo tutto il tempo che ci serve per metabolizzare l'incidente di Mark. Io non credo che sia un incidente, però. Non è stato Mark, la luce l'ha spenta qualcun altro. E chi è stato allora? Beh, forse l'uomo nero. Nicky,
Potrebbe essere. È stato alquanto controproducente. Controproducente? Laura ha il pieno diritto di condividere la sua paura con il gruppo. Vi chiedo scusa. Più tardi ci riuniamo di nuovo, ok? Ehi, un momento, aspetta, calma, calma. Chi è morto? Mark, è caduto nel pozzo dell'ascensore. Io credo che l'abbia ucciso qualcuno, invece. Harry. Sì, ho capito. Senti, ho guidato tutta la notte e sto per entrare al colloquio. Ti giuro che appena ho fatto scappo da te. Tu non mi credi, vero? Laura, non è questo, è solo che... Ci sono passato anch'io. Ogni volta che succedeva qualcosa di brutto pensavo che fosse lui e che era tornato per finire quello che aveva iniziato. Prima di lasciarti il passato alle spalle e di sbarazzarti di me. No, Laura... Ora devo andare. Se guido tutta la notte, alle 5 del mattino sarò lì. Sta tranquilla, ok? Fa presto. Te l'ho fatta sistemare dall'inserviente. Mi dispiace che tu te la sia presa oggi pomeriggio, ma non avevo intenzione... Sto bene. Tanto domani mattina me ne vado. Quello di cui tu hai paura non è chiuso lì, Laura, ma dentro di te. Si rimuove chirurgicamente? O mi serve un esorcismo? Sai, noi combattiamo ogni giorno per capire l'ombra dentro di noi. Le paure e le ansie sepolte nel profondo che sono troppo dolorose da affrontare. Quindi, secondo lei, l'uomo nero è soltanto la mia ombra, ma anche quella di tanti altri bambini nella storia. Invece non è così, perché io l'ho visto con i miei occhi. Beh, è un capro espiatorio comune. La nostra società trova sempre un modo di esternare l'ansia. Viene citato in tutte le culture del mondo. Lo chiamano diversamente, ma lo descrivono nello stesso modo. Come giustifica questo fatto? Che nessuno di noi è esente dalla paura. L'uomo nero, la germofobia, sono solo delle maschere. Maschere che noi creiamo per nascondere quello che ci fa veramente paura. E cos'è, secondo lei, quello che mi fa veramente paura? Beh, se ammesso che tu rimanga qui, sarai disposta ad accettare che la tua vera paura viene da dentro. Lo scopriremo insieme. Oh, Jessica. Non credevo che fossi ancora qui. Che ne pensi se mi fermo a dormire in clinica? Siamo a corto di personale, ora che Perry è stato licenziato. E la morte di Mark ha scioccato molto i ragazzi. Jessica, non penso che il consiglio prenderà bene quello che è successo oggi. Ma non ha niente a che vedere con il mio programma. Il tuo programma? Il tuo esperimento? Il consiglio ha sempre ritenuto che mettere insieme questo particolare gruppo di pazienti fosse un errore. E francamente sto cominciando a essere d'accordo con loro. Mi dispiace molto sentirtelo dire.
Scusami. Levati subito dai coglioni! Fammi un favore. Cammina accanto a me fino in camera mia. No, grazie, passo. Ti prego, a buon rendere. Il mio buon senso dice che non dovrei chiedertelo, ma perché quel secchio? Che serve? Ognuno affronta la morte di Mark come vuole. Non è per questo che prima hai discusso con Harry? No, ma grazie di aver origliato. Harry diceva sempre che lui voleva guarire solo per te. Non voleva tarparti le ali. Ti ha detto così? Ogni giorno che è stato qui. Non volevo ferirlo. È solo che... Siete tu e Darren. Tantissimo tempo fa. Ed è venuto qui perché... aveva paura di essere poco stronzo. Agorafobico. Completamente terrorizzato dal mondo esterno. A vederlo così non lo diresti mai, vero? È carino, ecco perché ti sei innamorata. Non crederai davvero che solo perché ti dà un po' di attenzioni sia interessato a te? Nicky, ho solo detto che... Te ne vai? Oh, Nicky! Voglio stare da sola! Lascia non mi interessa sola, va bene? Neanche! Vattene! Paul! Paul, stai bene? Sì, sto bene. Ci sei mancato a cena. Sì, però vedi qui che casino. Comunque, se ti va di parlare, sono in camera mia.
Chiama qualcuno! Forza, Paul! Dai! Oddio mio! Che è successo? Oh, santo cielo! Chiamate aiuto! Credo sia morto. Che succede? Chiama l'ambulanza e digli che abbiamo un codice rosso. Penso che l'abbia ingerito. Credi che l'abbia fatto apposta? Dici che si è ucciso? I telefoni sono fuori uso, non c'è linea. Non sento il battito. Oh mio Dio. Va all'ospedale, voglio che trovi qualcuno. No, le porte non si aprono se non funzionano i telefoni. Non si aprono con la chiave? Il dottor Allen ha la chiave universale. Ma ci sarà un'uscita d'emergenza. Lo sai quanto è vecchio questo padiglione? Con questo vuoi dire che siamo bloccati qui fino a domattina, finché non arriva il dottor Allen? No, no, te lo scordi, io me ne vado da qui. Allison, no. Allison. Sono certa che i telefoni sono fuori uso solo temporaneamente. Dai, Henry arriva al massimo alle 5 domattina. Chiamerà qualcuno per aprire queste porte. Laura, porta tutti nella sala mensa. Ok. Andate. Forza, andiamo. Dai, 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 andiamo, andiamo, andiamo. Vieni, vieni. Cerca qualcosa per coprirlo. Ecco. Per adesso lasciamolo qui. Va pure, va dai ragazzi. Oddio, Paul, ma che ti è successo? Ancora fuori uso. Qualcuno dovrà passare di qui prima o poi. Scendi a controllare i computer nel sotterraneo e resetta il sistema. Così forse l'impianto di sicurezza e il telefono riprenderanno a funzionare. Te ne sarei molto grata. Oh, ok. La prima che vede qualcuno lancia un urlo. Ehi, come ti senti? Cos'era il liquido che ha bevuto Paul? Era un miscuglio che aveva fatto lui con i detersivi per pulizie industriali, perché non ne trovava uno abbastanza forte. Ma Paul aveva un problema con gli scarafaggi. No. Teneva il cibo in uno di quei contenitori sottovuoto. Non lo so. Sotto il letto c'era uno scarafaggio, però, e cibo sparso su tutto il pavimento. Beh, questo non è proprio da lui. No, il cibo attrae gli insetti hanno i germi, lui... Sarebbe stato terrorizzato solo al pensiero. Come Mark sarebbe stato terrorizzato dal buio. Credi davvero che quello che dica abbia senso? Beh, credo che niente abbia senso di quello che è successo nelle ultime 24 ore. Hai finito di rompere le palle? Paul si è ucciso, qualcuno ha ucciso Paul.
Comunque c'è una persona di meno che si lamenta domani. Guarda che ti conviene stare attento a quello che dici. Che cazzo ci facevi tu in camera sua, Darren? È stato l'uomo nero. L'ho visto in corridoio prima, ok? Si serve delle nostre paure. Io me ne vado. È questo che fa. Conosce le nostre paure. Gloria? Gloria? Dottoressa, funzionano i telefoni? Gloria sta provvedendo a resettare i sistemi. Hai visto Darren o Nikki? Pochi minuti fa, perché? Niente di importante. Cerca di dormire un po'. D'accordo. Gloria? Gloria? Ti prego, no! C'è qualcuno? Sono io. Che ci fai qui? Non so dove altro andare. Ma che cavolo dici? Mark e Paul sono morti! Già. C'ero anch'io, ricordi? Io ti conosco, Darren. Per te è stato terribile trovare Paul così. Ma non continuare a escludermi dalla tua vita. Tu sei l'unica persona di cui mi fidi. Posso sapere perché mi odi così tanto? Eh? Che cosa ti ho fatto? Tu non mi hai fatto niente, Nikki. Allora, è colpa del mio fisico. Sono forse troppo magra? Sono io che ho dei problemi, non tu. Stronzate! Nikki, il mio malessere. La mia ombra non è solo la paura del mondo esterno. In realtà, sono le persone che mi fanno paura. Allora non ti faccio tanto schifo. Sono agorafobico, non sono mica cieco.
Allison? Ehi, Allison, sei sveglia? Cos'è stato? Non lo so. Aiutatemi, vi prego! Laura! Che è successo? Qualcuno ha ucciso Allison. Venite, dobbiamo trovare la dottoressa Ryan. Di cosa stai parlando? Che succede? Allison è morta, qualcuno l'ha legata e l'ha uccisa. Dov'è la dottoressa Ryan? Non lo so, si sono tutti volatilizzati. Venite, vi faccio vedere. È qui. Oh no. Il letto era pieno di sangue, c'era sangue dappertutto. Lui deve averlo pulito. Lui chi? Chi l'ha pulito? È stato... Chi, Laura? Allison era sul letto prima, con le braccia tagliate a brandelli. Era nel pieno di una delle sue lezioni di taglio e cucito e tu l'hai interrotta. Da sotto la pelle le uscivano vermi schifosi, era come se si fosse tagliata per farle uscire. Senti, smettila. Dov'è Allison? Te l'ho appena detto. No. No, no, dov'è Allison veramente? C'è nessuno? No, io ci ho già guardato qui. Sono scomparsi tutti. Ha ragione, non vedo nessuno. Gloria un paio d'ore fa è scesa nel sotterraneo per non so che fare all'impianto telefonico. Non ci vogliono due ore per riavviare un computer. Il dottor Allen non ha firmato l'uscita. Ehi, la storia delle vittime che devono affrontare le paure, a chi ti ha fatto pensare? Non crederai che tutto questo sia opera del dottor Allen. Ultimamente è stato così sadico. Hai visto con Laura? No, in realtà aveva solo paura che le credessimo. Forse aveva paura che avessi ragione. E allora quella volta che ha chiuso Harry nel ripostiglio? Cosa ha fatto? Si è rifiutato di affrontare la paura e l'ha punito. Sai quella stronzata che abbiamo dentro l'ombra? Va bene, ok, sono la prima a dare addosso al dottor Allen, ma non farebbe mai una cosa del genere. Cos'altro ha fatto ad Harry? Dimmelo. Aiuto! Qualcuno ci faccia uscire da qui, cazzo! Il paziente soffre di allucinazioni e manie ossessive razionalizzate nell'infanzia. Ha momenti di blackout. Ha rimosso i pazienti vittime del suo comportamento violento. Nel soggetto permane l'incapacità di differenziare la propria personalità da quella che ha creato. L'uomo nero rifiuta di accettare la colpa dei delitti che ha commesso. Jensen si suicida in un istituto psichiatrico. Shelley! Nikki!
È qui, l'ho trovata. Che cos'è? Era nell'ufficio del dottor Allen. E le chiavi? No, ma hai ragione sul fatto che il dottor Allen è sadico. Prima di venire qui aveva curato altri come me, tra cui un ragazzo, Tim Jensen. E allora? Una notte Jensen ha fatto una strage e ha dato la colpa all'uomo nero. Ha avuto uno sdoppiamento di personalità. Così credeva il dottor Allen. Jensen, mentre era in cura dal dottor Allen, si è suicidato. Pensate che l'hanno quasi radiato dall'albo. Allen è vittima della paura quanto noi. E l'ombra da affrontare è aver negato l'esistenza dell'uomo nero. Tu arrivi all'improvviso, i brutti ricordi di Allen riaffiorano e le persone cominciano a morire, vero? Ma che cazzata! Darren, aspetta! Darren! Darren, smettila! Perché non la piantate di rompermi le palle? Darren! Darren, calmati! Darren! Lasciatemi in pace! Sentite! Dobbiamo aggiustare i computer nel sotterraneo così possiamo uscire da qui! Pensi che qualcuno voglia ucciderci? Può essere il dottor Allen o una di voi. Io mi chiudo in camera finché non arriva il personale della mattina. Problema risolto. Io voglio stare con te, ok? Ragazzi, per favore, non posso scendere lì sotto da sola! Senti. Che stai facendo? Appena arriva qualcuno, taglio la corda. Non puoi andartene così. Sta a vedere. Beh, ma dove andiamo? Andiamo, Nikki? Mi dispiace, non esiste nessun noi. Credevo che le cose sarebbero state diverse questa volta. Darren, senti, lo so che quello che è successo tra di noi ti spaventa. Posso capirlo? No, tu non sai, e questo è il problema. Tu credi di sapere. Tu credi di conoscermi, credi di sapere tutto di me. Tu non hai la minima idea di che tipo di persona io sia veramente. Il fatto è che sei sempre tanto preoccupata di guarire me. Ma dovresti prima guarire te stessa. Guardati bene allo specchio. Prova a guarire te stessa. Sai che ti dico? Vattene fuori da qui! Vattene via da qui! Vattene dalla mia stanza! Piantala di essere così patetica! Vattene! 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 Tu menti a te stesso, Darren! Morirai dentro! Un giorno il tuo cuore avvizzirà e marcirà prima che tu lo possa condividere con qualcuno!
Non volevo ferire Nick, ma avevo una paura tremenda. Lei ha detto che mi amava e mi è sembrato che mi mancasse il respiro. Beh, è così che facciamo, Darren. Conquistiamo le nostre paure affrontandole di petto. No, non posso crederci. La tua reazione, io credo, ci dice qualcosa della tua malattia. Quello di cui hai veramente paura è aprirti. Aiuto! Aiuto! Il timore che se lo farai, questo ti strapperà via il cuore.
Dottoressa Ryan, è stato lui, ok? Esiste. Oh mio Dio. Che cosa ha fatto? Esiste. Come sua madre. Esiste. Shh. Deve stare zitta, deve stare zitta. Deve stare zitta, altrimenti ci trova. Ah!
Come? Che sta facendo? Laura, vedrai che andrà tutto bene. La polizia sta arrivando. No. Adesso noi andiamo di sopra e ci facciamo una bella chiacchierata. No, l'uomo nero è qui. No, dobbiamo andarcene. No, Laura, no, non esiste. Lei non ha visto che cosa ha fatto a Nicky e a Darlan e a Paul, ma io sì. Li ho trovati. Che cos'è? È solo un sedativo, Laura. Solo un sedativo. Va bene, calmati. Aspetti, pensa che sia stata io. Laura, ti prego, non rendere le cose ancora più difficili. No, ok, mi ascolti, la prego. Tim Jensen sarebbe ancora vivo se lei gli avesse creduto. Tim Jensen? È dietro di lei, alle sue spalle. Guardi, è dietro di lei. No, non è dietro di lei. Immagini. No, lui non esiste. Sì, che esiste, guardi. Non esiste. Col tempo capirai che ho ragione. Tranquilla, Laura, ci sono io. No, non ci credo. Harry! Non farmi del male, ti prego. Laura, io non ti farei mai del male. Lo hai fatto a tutti gli altri, però. No. No. Non sono stato io. Harry! Basta! Lasciala stare! Cerca di ricordare, Harry. Cerca di ricordare cosa è successo veramente la notte che sono stati uccisi i tuoi genitori. Lui mi stava aspettando. L'ho visto. Si nascondeva nel ripostiglio. Non c'era l'uomo nero, Harry. Non c'era quando avevi 11 anni, come non c'è adesso. Vedi? No, non ce la faccio. Non hai scelta. No! Aspetta! No! Ma cosa fai? Resta dove sei! Fermo! Vi prego, aiutatemi! È così che si fa. Se vuoi conquistare le tue paure, devi affrontarle. E affrontarle di petto. Affronta il buio da solo. Guardalo dritto negli occhi. Non esiste, Harry. È solo nella tua testa. Aiutatemi! Ha potere su di te perché tu glielo permetti. È qui dentro! Aiutatemi! Aiutatemi! Vi prego, aiutatemi! L'ho visto bene! Ho visto l'uomo nero, Harry! Allora esiste! Non esiste, Harry. È solo nella tua testa. Aiutatemi! Aiutatemi! La notte in cui sono morti mamma e papà, avrei dovuto fare qualcosa. Cosa potevi fare? Avevi 11 anni. Io posso aiutarti. Aiutarmi? Sì. Come hai sempre fatto. Io sono tuo fratello maggiore. Avrei dovuto occuparmi io di te. Ho sempre... Ho
sempre avuto così tanta paura. Ho visto un uomo nero. L'ho guardato negli occhi. Lui non ha paura di niente. Li hai uccisi tutti. Mark, Paul, Alison. Li ha costretti ad affrontare le loro paure. Harry. Se credevi che l'uomo nero fosse la cosa che ti terrorizzava di più, ti sbagliavi. Lui ti mostrerà la tua vera paura. Harry. Henry, adesso ascoltami. Io ti ho fatto del male, molto più di quanto ti abbia aiutato. E ti chiedo scusa per questo. Soffri di una crisi psicotica. Io sono guarito. Sono completamente guarito. Oh.
Le cartelle cliniche del dottor Allen indicano che suo fratello è stato dimesso vari giorni fa. L'avete trovata? Lei è quella attualmente in cura per manie legate all'uomo nero, dico bene? La dottoressa Ryan, l'avete trovata? Gliel'ho detto. A parte lei, non abbiamo trovato nessun sopravvissuto. Detective, c'è una cosa che credo debba vedere. Venga. Penso che abbiamo trovato l'ultimo cadavere. Credo che lei dovrà venire con noi. No. Venite a darci una mano. Harry è ancora qui, ok? Dovete credermi, ok? Harry è ancora qui! Harry è ancora qui! Dovete trovarlo, è ancora qui! Harry è ancora qui! Ascoltatemi!